Domani, martedì, consegneranno al sindaco le licenze commerciali per protestare contro il caro bollette dell'elettricità. Sono i commercianti di Bagheria, molti dei quali rischiano di chiudere i battenti perché non ce la fanno a pagare le bollette dell'energia elettrica a 4 zeri che sono arrivate in questi giorni. Per il mese di agosto abbiamo ricevuto una bolletta di 59.000 euro, cioè triplicata rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, dichiara il titolare della gelateria Anni 20 Piero Gagliano. In aggiunta a quella del gas superiamo quota 66.000 euro. Come si fa ad affrontare queste spese? Tra l'altro adesso andiamo incontro all'inverno e il lavoro si riduce notevolmente. Se non intervengono novità da parte del governo saremo costretti a chiudere. Tra l'altro, se procediamo con i licenziamenti ordinari, dobbiamo pagare noi e al danno si aggiunge anche la beffa. I commercianti domani mattina pertanto scenderanno in piazza per protestare insieme ai semplici cittadini che anche loro non ce la fanno a pagare le bollette. E intanto si registrano 9 adesioni alla manifestazione che si svolgerà a partire dalle 9.30 dalla Punta Guglia, da dove muoverà il corteo di protesta che percorrerà Corso Butera e giungerà fino alla sede di rappresentanza dell'amministrazione comunale a Palazzo Butera. Il presidente dell'Associazione Commercianti di Altavilla Milicia Giovanni Romano, a nome degli associati, aderisce alla manifestazione. In precedenza aveva aderito pure il CNA di Bagheria, che parteciperà con i propri dirigenti locali e iscritti, e anche la Confartigianato locale. Un grosso pino sabato scorso è caduto e si è abbattuto su una utilitaria posteggiata a ridosso del muro perimetrale dello stadio comunale di Bagheria in via Roccaforte. Per fortuna in quel momento non passava nessuno e non si sono registrati danni alle persone. Il crollo molto probabilmente è stato provocato dalle abbondanti piogge che hanno minato alla base l'arbusto che presentava le radici fradice. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale della polizia locale diretta dal comandante Maurizio Parisi, che ha regolato il traffico. Successivamente sono intervenuti i vigili del fuoco di Brancaccio, che con l'ausilio di un'autogru hanno rimosso l'albero caduto e hanno messo in sicurezza la zona. L'amministrazione comunale di Ficarazzi attiva il servizio Svuota Cantine. Ogni mercoledì dalle 7.30 alle 11.30 in via Falcone-Borsellino, lato ferrovia, sarà possibile depositare, previa prenotazione, oggetti di modeste dimensioni. Il numero da chiamare è il 349 17 76 039, che è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13. Allo stesso recapito telefonico è possibile prenotare il ritiro degli ingombranti. Partono le prenotazioni per le seconde dosi booster con i nuovi vaccini bivalenti adottati alle varianti virali Omicron per tutta la popolazione over 12. Questi vaccini, tenuto conto delle indicazioni di utilizzo autorizzati da EMA e AIFA, sono disponibili su richiesta degli interessati anche come seconda dose booster per la vaccinazione di soggetti di almeno 12 anni di età che abbiano ricevuto la prima dose di richiamo da almeno 120 giorni. La stessa tipologia di vaccino può essere somministrata anche dopo la dose booster nelle modalità tempistiche previste per la stessa ai soggetti over 12 che non l'abbiano ancora ricevuta, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il completamento del ciclo primario. Il vaccino rimane raccomandato in quarta dose con elevata fragilità a tutti i soggetti over 60, agli operatori sanitari, agli ospiti, agli operatori delle strutture residenziali per anziani e alle donne in gravidanza. Grande risposta da parte dei cittadini in occasione delle giornate di sensibilizzazione sul tema della sclerosi multipla che si è svolta a Bagheria sabato e domenica. La SD Volve Bagheria, l'associazione Il Gabbiano, Sostegno Docet, il Terzo Ordine Francescano e la Gifra della Parrocchia di Sant'Antonio hanno raccolto le offerte che hanno devoluto alla sezione di Palermo dell'AISM. I cittadini sono stati coinvolti con diverse iniziative per grandi e piccoli. Della Gifra, sono impegnati in questa attività. I ragazzi della Gifra, la gioventù francescana, insieme al Terzo Ordine, si è impegnata in questa iniziativa per sensibilizzare contro la sclerosi multipla e quindi raccogliere fondi per la ricerca. Noi siamo il Terzo Ordine Francescano di Bagheria e con molta gioia e molto amore che ci mettiamo nel donare il nostro poco che possiamo agli altri. E penso che la cosa più bella di questo mondo che San Francesco ci ha insegnato è proprio questo. Come risponde la cittadinanza? bene e dobbiamo ringraziare tutti perché veramente sono molto generosi e ascoltano e sentono il nostro grido e li ringraziamo. Apre a Bagheria, nella parrocchia di San Pietro in via Mattarella, un nuovo centro della scuola teologica di base San Luca Evangelista per il triennio scolastico 2023-2026. Per iscriversi alla scuola teologica di base diocesana non occorre alcun titolo di studio, basta una lettera di presentazione firmata dal parroco. Le lezioni si svolgeranno il lunedì, a partire dal lunedì prossimo 3 ottobre, dalle ore 18 alle ore 20:30, con un intervallo di 15 minuti nella sala Santa Teresa di Calcutta. Al termine del triennio di studi, gli allievi conseguiranno l'attestato di merito della scuola, che sarà consegnato in occasione della festa di San Luca Evangelista in cattedrale, dalle mani dell'arcivescovo Monsignor Corrado Lorefice. Nuovo tonfo casalingo per il Palermo, che viene battuta alla favorita dal Südtirol con il punteggio di 0-1. Assegna al 19° del primo tempo l'imprendibile Odogu, che approfitta di una leggerezza nel rinvio del portiere rosanero Pigliacelli e mette nel sacco. Subito il gol, il Palermo, che non ha disputato una buona partita, sbatte contro il muro degli altoatesini e non riesce quasi mai a rendersi pericoloso dalle parti del portiere ospite Poluzzi. All'80° gol annullato a Segre per posizione di fuorigioco e al 94° palo del più intraprendente del rosanero Di Mariano dopo un destro di Vido respinto dal portiere. Troppo poco per la squadra di Eugenio Corini, che rimedia la quarta sconfitta stagionale. Nel campionato di promozione l'Aspra ha battuto in trasferta il Lascari Cefalù con il punteggio di 1-0. La rete è stata messa a segno da Buonanno. Con questo successo la squadra gialloverde sale a quota 9 in classifica su 4 gare disputate in campionato.